come sapete, sono giorni di forte stress dovuto all'ondata del coronavirus, o meglio, Presidente, non tanto al coronavirus, ma agli effetti del coronavirus che stanno facendo male anche e forse soprattutto alla vostra categoria. Ma diciamo che il problema vero è la comunicazione che c'è stata intorno al coronavirus. È una comunicazione esagerata con un allarmismo assolutamente ingiustificato. E questo è il vero problema delle nostre imprese, che sono fortemente concentrate su quello che è l'attività all'esportazione, che ci sta rovinando veramente. Facciamo degli esempi concreti che sono già accaduti. Ma esempi concreti ne abbiamo purtroppo tutti i giorni, e come Associazione degli Industriali della Provincia di Varese abbiamo i telefoni caldi per le lamentele dei nostri associati, che appunto ci hanno immediatamente chiamato rappresentando che all'estero abbiamo delle barriere alzate e non possiamo più andare a visitare i nostri clienti. Non solo i nostri clienti non vengono più a visitare le nostre aziende, e questo porta in automatico a perdere degli ordini. Perdere degli ordini vuol dire mettere in ginocchio, mettere in crisi le nostre aziende. Mi diceva anche prima di iniziare l'intervista che ci sono addirittura dei contratti che aspettano di essere firmati e non possono essere firmati perché fisicamente non può esserci un incontro. Assolutamente non veniamo ricevuti dai nostri clienti per firmare i contratti perché hanno paura del contagio. Ma non solo, ci sono state anche vicende abbastanza antipatiche in fiere all'estero, mi riferisco in particolare in Germania, dove le persone provenienti dalla Lombardia sono state etichettate con dei braccialetti e ogni mattina dovevano recarsi a un punto di raccolta sanitario per essere visitati e controllati. Queste sono delle discriminazioni. Questa è la realtà di quello che sta avvenendo alla nostra economia. Il danno che stiamo infliggendoci da solo è un danno che va sicuramente ad avere un impatto a medio e lungo termine. E lei diceva che è un problema soprattutto di comunicazione, segnatamente della nostra categoria, di chi fa comunicazione. Al politico, al mondo politico, ha qualcosa da addebitare? Mezz'ora fa mi ha chiamato un'azienda del nostro territorio che dall'America l'hanno chiamato dicendo: ma è vero che avete avuto 1200 morti nella provincia di Milano ed erano tutti preoccupati. A me sono arrivati segnali di cordoglio dicendo: vi siamo vicini, se possiamo fare qualcosa per voi diteci cosa possiamo fare, perché siamo a vostra disposizione. Dopodiché, conoscendo anche un po' il sistema comunicativo che lei già stigmatizzato prima, guardandola nel medio-lungo periodo, facciamo in modo che il coronavirus non diventi un alibi per tutto ciò che riguarda le difficoltà dell'economia. È vero, però potremmo far sì che questo coronavirus sia di stimolo per fare veramente un piano, una politica industriale e economica di rilancio di quello che è la politica del paese.